Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata. In piazza Trieste e Trento, a Nocera Inferiore, davanti al monumento al Milite Ignoto, si è svolta la cerimonia per ricordare il sacrificio dei soldati italiani negli eventi bellici che hanno caratterizzato la storia italiana. Il 4 novembre, data ricordata come il giorno della fine della Prima Guerra Mondiale, si celebra l'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. Le celebrazioni dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate rappresentano un importante momento di coesione e di unità e identità nazionale, oltre che l'appuntamento annuale dei militari italiani con i propri concittadini, luogo ideale di incontro e di amalgama tra chi veste una divisa e la gente comune. Le forze armate sono artefici e garanti dell'unità nazionale. Non va dimenticato anche l'impegno sul territorio. Le forze armate operano in Italia per contribuire alla sicurezza interna, come nel caso dell'operazione Strade Sicure, e nelle acque del Mediterraneo dell'operazione Mare Sicuro, oltre ovviamente alle tante missioni italiane all'estero. Affinché con la forza della tua fede siamo capaci di affrontare fatiche e pericoli, in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza. Una grande manifestazione non è stata possibile perché il tempo non lo ha consentito, purtuttavia abbiamo voluto mantenere la tradizione che ogni anno il 4 novembre rende omaggio alle forze armate, all'esercito italiano, a tutti i corpi dello Stato, dai carabinieri alla polizia di Stato, alla guardia di finanza, alle associazioni combattentistiche e coloro che impegnano la propria vita a servizio dello Stato italiano, del popolo italiano. Io credo che sia il tempo di riscoprire il senso dell'identità nazionale, dell'appartenenza alla nazione italiana, ma anche di proiettarlo fuori da ogni divisione all'interno di una nuova nazione europea, il senso dell'Europa nazione che dovrebbe essere il destino storico del nostro continente e in cui l'Italia è parte insostituibile per il prestigio culturale, storico, artistico che vanta nel mondo. La storia ormai è chiara. Se non fosse stata per quei giovani che sono morti durante la prima e seconda guerra mondiale, noi ora saremmo sottomessi a qualche potenza. Dobbiamo a loro la nostra libertà e mi auguro che le future generazioni abbiano memoria di questa cosa e coltivino lo spirito di sacrificio e di unione di patria.